Grazie Presidente, buongiorno a tutti quanti. Anzi, mandi dal Friuli. Io devo dire in tutta onestà che un paio di mesi fa, quando il segretario Salvini ha lanciato la proposta di raccogliere firme per il referendum, mi ha lasciato molto perplesso. Io ho pensato, Madonna, l'ennesima raccolta di firme che facciamo noi della Lega. Però poi, a ben pensare, ho visto che alcuni quesiti erano fondamentali. Anche per non dimenticare, perché qui nessuno ha detto che, per esempio, sulla legge della riforma del Fornero, gli unici contrari in Parlamento siamo stati noi della Lega. Non solo, abbiamo anche, se vi ricordate, presentato una mozione di sfiducia ad persona al ministro Fornero. Naturalmente non è passata, però siamo stati gli unici. Ed è per questo che devo fare un mea culpa. Perché nessuno qua, ogni quando sbaglia, sa fare i propri mea culpa. Avevo sbagliato. E sono contento ora che siamo arrivati dopo un grossissimo lavoro, e qui devo ringraziare i militanti, tutti i militanti, in maniera particolare i militanti, i sostenitori del Friuli Venezia Giulia, che hanno raccolto le firme. E guardate, non era semplice, non era facile, perché mi dicevano: siamo fuori quei gazebi. Qualcuno ci dice: ah, voi della Lega siete uguali a tutti gli altri, avete fatto poco, non ci fidiamo più. Però, giorno dopo giorno, facendo capire quello che volevamo, i militanti hanno ritrovato fiducia. Hanno ritrovato l'orgoglio di andare fuori coi gazebi, mostrare la propria faccia e dire: siamo leghisti. E questa è stata una cosa importantissima. È stato importante anche il nuovo, la rinnovata fiducia che ci ha dato l'elettorato per quanto riguarda le elezioni europee. Vedete, durante la campagna elettorale ero a Gonars, c'era anche Matteo Salvini. Erano 2 pomeriggio, ho preso un fogliettino, un volantino, e dove si diceva: se tutti sembrano avere le nostre idee, perché nascondere il nostro simbolo? In un primo momento non avevo capito cosa voleva dire, cosa volevano dire queste parole. Poi ho ricordato che alcuni militanti, candidati leghisti a sindaco, non volevano il simbolo della Lega sulla propria lista. E allora ho capito quanto fosse importante questa affermazione. Se alcuni militanti non vogliono proprio il simbolo della Lega sulle proprie liste, cosa ci servono poi quei sindaci? Cosa ci servono? Saranno poi dei sindaci veramente leghisti? L'ha detto prima Bitonci. Per fare il sindaco è inutile fare tanto il sindaco, l'utile è quello di fare il sindaco e leghista. E allora mi domando. Mi domando se non siamo passati verso di mettere prima in primis il movimento o mettere proprio il proprio personale, dato che c'è una proliferazione di liste personali di sindaci. Forse occorrerebbe rivisitare tutta questa questione. Io capisco che nei piccoli comuni è difficile presentare il sindaco, lo capisco, però nei medi e grandi comuni dove abbiamo le sezioni è basilare presentarsi con la persona. Altra questione. Noi abbiamo in Friuli fatto le assemblee provinciali, ci sono state delle mozioni molto importanti sull'immigrazione, sulle riforme istituzionali, in maniera sulla riforma istituzionale del titolo quinto, perché voi sapete quanto sia importante la specialità per noi nel Friuli, anche se sono veneto ma parlo da friulano. E abbiamo fatto delle mozioni importanti su questo versante, come abbiamo fatto delle mozioni sulla fiscalità di vantaggio, ma non sulla fiscalità di svantaggio, ma sulla fiscalità di sviluppo. E qui vedo Borghi, che sarebbe un tema interessante da riproporre, perché per certe aree, per certe zone, occorre, dato che c'è una concorrenza sleale, giorno dopo giorno, occorre avere un certo occhio di riguardo. Ma non solo, c'è stata una mozione molto importante, che è quella, visto che qui si tratta di lavoro, questo congresso trattiamo di lavoro, di quello di equiparare
il lavoro pubblico a quello privato. Basta con certi riferimenti ai lavoratori pubblici, con certe loro situazioni, occorre equiparare il tutto. È una mozione molto importante che è stata fatta dal Friuli. Non so se poi il segretario ne terrà conto, ma io lo spero. Altra questione, e termino, segretario, presidente, è di moda ormai in Lega creare associazioni, fondazioni, fare gruppi di pressione e quant'altro. Beh, se questo serve a elaborare, fare proposte politiche, ben venga. Le proposte, le elaborazioni politiche e chi ne ha più ne metta è una cosa molto, molto, molto gradita. Però mi chiedo, se queste fondazioni e associazioni si strutturano con tanto di tesseramento, con tanto di responsabili provinciali, non è che assomigliano più a partiti? È una domanda che mi pongo. E se queste associazioni e fondazioni, nel loro statuto hanno delle proposte che vanno contro l'articolo 1 della Lega Nord per l'indipendenza della Padiana, come la mettiamo? Questa è una domanda che vorrei porre al segretario federale, dato che comunque occorre una volta o l'altra fare chiarezza anche su questi punti. Sono contento che sia stato rivotato lo statuto della Lega Nord con l'articolo 1 così come è sempre stato, perché se fosse stato così non sarebbe più stata la Lega. Grazie per la vostra attenzione. Grazie.